guardare da lontano più forti, di stare nella famiglia in queste belle iniziative. I giovani e i bambini, i più giovani, sono in dubbio il presente e il futuro di anni. E quindi con Maria Addolorata compromettiamo, sporchiamoci le mani, cerchiamo di essere presenti, di non stare lontani, perché Dio non deve fare paura, non fa male a nessuno Dio. Dio può fare solamente bene. E quindi c'è bisogno dei giovani. E sono contento che nei comitati ci sono a questi punti, ci sono stati tanti giovani che hanno messo a disposizione il loro tempo e le loro fatiche. E quindi un applauso ai giovani e bambini che sono stati presenti nella protezione. Ringraziamo le autorità civili, l'amministrazione comunale, le autorità militari e quelle religiose. C'è il Papa del Salvatore Bombino, Padre Scrapa li prega per noi, preghiamo per lui perché si riabbia più presto. Padre Cosimo ecco, offre la preghiera della sofferenza e tutti i sacerdoti di aria che lavorano in vari campi ecco, della diocesi e nel mondo. Li affidiamo alla Mamma Immacolata. Ringrazio il coro, i ministranti, i coro che curano il decoro della Chiesa e tutti gli operatori pastorali e tutti voi cari fedeli e cari fratelli e sorelle. Grazie di esistere. Bravo. Terminiamo con il ringraziamento all'Ambasta musicale che annieta le nostre processioni e che sono sempre disponibili. Ecco, tutti noi, tutti, possiamo fare meglio e di più. In questi giorni, proprio nel giorno della Donata, si è ricordato Don Pino Pugnini, ucciso per mano mafiosa. E lui diceva, se ognuno fa qualcosa, tutti possiamo fare molto. E allora ognuno di noi, mettiamoci il nome. Facciamo qualcosa e così possiamo fare il mondo. Il Signore, il Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Salve Regina, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo, entri figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Dio misericordioso che permette il tuo Figlio nato dalla Vergine benedetto il mondo, ricordi della sua benedizione. Dio vi protegga sempre in ogni luogo per intercessione di Maria Vergine Madre che ha dato al mondo l'autore della vita. A tutti voi che celebrate con fede la festa della Beata Vergine Maria Addolorata, concede il Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito. Di Maria vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda tutti voi e con voi rimanga sempre. Amen. Grazie di vero cuore ai portatori, anche questo.
ma ci sono le processioni, mettiamoci e mettetevi a disposizione. Le feste sono dei giovani e le forze, la forza saranno i giovani. E quindi a voi che